Siamo con il professor Spanò, che è un docente di inglese delle scuole medie. Comprensivo Paolo Borsellino di Mazara del Vallo. Bene, allora ci racconti un po' la sua esperienza e che cosa ha presentato oggi? Oggi ho presentato esercizi di grammatica italiano-inglese, quindi esercizi di grammatica comparato, utilizzando il software della Promethean, dove praticamente i ragazzi in un primo esercizio fatto in italiano verificavano alla fine dell'esercizio se avevano fatto bene o male, quindi c'era la verifica finale. Nel secondo esercizio invece c'era il suono di conferma se mentre eseguivano l'esercizio stavano facendo male, cioè ogni volta che sbagliavano c'era un suono che diceva che andava male, quindi era la verifica in itinere e non finale. E questo l'ho utilizzato perché nelle nostre classi abbiamo molti ragazzi stranieri e quindi alcuni di loro magari non conoscono bene la lingua italiana e quindi troviamo difficoltà anche per la lingua straniera, perché se non sanno bene l'italiano come fanno a conoscere la lingua inglese? Allora è stato utile fare questo esercizio e si sono avuti risultati migliori rispetto agli anni precedenti. Ma avete fatto altre esperienze di questo tipo, sia lei oppure all'interno del suo istituto? Sì, nel nostro istituto in quasi tutte le aule abbiamo la lavagna digitale, quindi quasi tutti i docenti la utilizzano. È matematica che ci sono programmi specifici per lavorare con la lavagna interattiva, mentre per quanto riguarda altre materie non c'è il libro ancora interattivo, oppure è in parte. E quindi bisogna lavorare molto di più noi docenti a casa per preparare questa lezione, per farle seguire ogni volta e non essere troppo ripetitivi nel presentare gli stessi esercizi, quindi fare una varietà di tipologie di esercizi. Quindi diciamo che le nuove tecnologie sicuramente vengono molto utilizzate nel vostro istituto. E anche perché lavoriamo in progetti, non so se conoscete la eTwinning, la piattaforma eTwinning, abbiamo anche lavorato in un Comenius dove praticamente l'utilizzo della tecnologia è fondamentale. Non so, si parla molto dell'utilizzo a scuola di tablet o dispositivi di questo tipo. Voi Ancora il tablet non ce l'abbiamo, però ci stiamo organizzando bene per ottenerli. i risultati quali sono? I risultati con la lavagna interattiva sono migliori rispetto all'utilizzo del solito quaderno che può essere dimenticato perché ci permette di conservare i lavori all'interno stesso del computer e quindi fare una verifica finale, o anche se possono utilizzare per fare degli esercizi online, quindi avere una gestione anche della classe creando dei siti web. E E le cartelle sono più leggere. le cartelle sono più leggere, certo. Va bene, grazie mille.